Seduta a rilento quella dell'Assemblea regionale siciliana che in questi giorni sta lavorando all'approvazione della finanziaria regionale, necessariamente entro domenica prossima dovrà essere approvata, intanto Nello Musumeci chiede lo scioglimento dell'ARS. Ha avviato una raccolta firme per chiedere che venga applicato l'ergastolo all'ex fidanzato della figlia uccisa nell'ottobre del 2015. Vera Squadrito, madre di Giordana, di Stefano, non si rassegna e chiede giustizia per l'uccisione della figlia. Il maestro Franco Cilì esporrà oltre 40 opere a Palazzo Garofalo a Ragusa. La mostra dal titolo Il tempo di Goyan e la collezione di Sebastiano Davola sarà inaugurata domani. L'iniziativa è stata resa possibile grazie ad un collezionista. Importante ed interessante seminario quello organizzato questa mattina a Modica dall'ANFAS Onlus e dal Consorzio Rosa Blu. Al centro dell'incontro l'evoluzione del progetto di vita alla luce delle nuove normative. Buonasera telespettatori di MTG, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione che così come avete appreso dai titoli parliamo di politica regionale perché continua senza sosta la maratona all'Assemblea regionale siciliana per approvare la finanziaria. Lo strumento finanziario dovrà essere approvato entro e non oltre domenica prossima, domenica 30 aprile. Intanto l'opposizione è molto critica su come stanno andando i lavori d'aula, molto a rilento. Il deputato regionale dell'opposizione Nello Musumeci propone di sciogliere l'ARS e di andare al voto anticipato di 2 mesi. Tutti i dettagli in questo servizio. Un clima abbastanza caldo è quello che si registra a Sala d'Ercole, dove è in corso la seduta dell'Assemblea regionale siciliana che deve approvare la finanziaria entro domenica prossima. Anche oggi per i deputati regionali una maratona che non finirà prima della mezzanotte, una seduta che va a rilento e che fa scatenare le ire dell'opposizione. C'è anche chi propone di sciogliere l'ARS e di andare al voto con 2 mesi di anticipo. È il deputato regionale dell'opposizione Nello Musumeci che aggiunge: poniamo fine a questo calvario, a questo indecoroso spettacolo che sta offrendo in questi giorni il Parlamento siciliano. Decine di sospensioni, una maggioranza assente e lacerata, una proposta di finanziaria che non affronta nessun tema concreto. 3 soli articoli approvati in 5 giorni, sottolinea Musumeci. Siamo alla paralisi, così non si può andare avanti. Anche dal capogruppo dei centristi per la Sicilia Marco Forzese arrivano critiche. Si faccia chiarezza su come si voglia plasmare questa finanziaria regionale. Se qualcuno pensa ancora a sgambetti, come è avvenuto sugli articoli 29 e 30, eliminandoli, sappia che per quello che ci riguarda si deve tornare alla finanziaria snella di cui si è parlato, oppure c'è il concreto rischio di non cavare un ragno dal buco. Ci sia un chiarimento immediato oppure la finanziaria non la votiamo, ha concluso Forzese. Sostegno agli interventi di forestazione e imboschimento in tutto il territorio regionale siciliano. È stato pubblicato il bando della sottomisura 8.1 del PSR. Saranno finanziati interventi di imboschimento in terreni agricoli e non agricoli, spiega l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici, per conservare la biodiversità, contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, intervenire nella prevenzione e nella difesa del territorio e del suolo. I beneficiari saranno aziende private ed enti pubblici titolari della gestione dei terreni interessati dagli interventi. 30 comuni siciliani saranno supportati dall'assistenza tecnica dell'ESA per la presentazione dei progetti. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando 6.1 sui giovani agricoltori, complessivamente 235 milioni di euro stanziati in collegamento tra diverse misure. E non si placano le polemiche dopo le dichiarazioni del procuratore di Catania sulle organizzazioni non governative ree, secondo Zuccaro, di guadagnare sui salvataggi dei migranti, ipotizzando addirittura la presenza di trafficanti di uomini dietro le stesse organizzazioni. Immediati gli interventi di Orlando e di Minniti, i ministri rispettivamente della giustizia e degli interni, intanto il Codacons ha deciso di costituirsi parte offesa.
La Procura di Catania ha formulato delle ipotesi di lavoro che non sono al momento prove, neppure quelle sui finanziamenti all'ONG. Con queste parole il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro cerca di placare le polemiche che si sono sollevate dopo le dichiarazioni sulle organizzazioni non governative in merito ai salvataggi dei migranti. Proprio Zuccaro aveva detto: a mio avviso alcune ONG potrebbero essere finanziate da trafficanti e soldi contatti, un traffico che oggi sta fruttando quanto quello della droga. Moltiplicato 8.500 per 600 euro circa, che è il costo di ogni viaggio, sono cifre significative in 3-4 giorni. E via di controdichiarazioni da parte soprattutto di esponenti del governo nazionale. Il ministro della giustizia ha detto: spero che la procura di Catania parli attraverso le indagini, gli atti, perché credo sia il modo migliore. Se il PM ha elementi in questo senso faremo una valutazione. In generale non è giusto ricostruire la storia dell'ONG come la storia di collusi con i trafficanti, è una menzogna. Il ministro degli interni ha invece aggiunto: la questione sollevata in questa interrogazione non può essere sottovalutata, ma bisogna evitare generalizzazioni. Alla luce di ciò Zuccaro ha spiegato di avere denunciato un fenomeno e non singole persone, perché se si aspetta troppo tempo si rischia di produrre elementi deleteri non più controllabili, e che questa è una deroga al riservo, ma anche un non dovere per chi deve fare rispettare la legalità. Parole pronunciate intervenendo al programma di Rai 3 Agora. Oggi abbiamo provato a sentire il procuratore, che però per adesso ha scelto di non rilasciare interviste. Intanto il Codacons ha deciso di scendere in campo sul caso dell'ONG, costituendosi parte offesa nell'inchiesta aperta alla Procura di Catania. Abbiamo deciso di inserirci nel procedimento della magistratura in rappresentanza dei cittadini, che sono i principali finanziatori delle organizzazioni non governative e che hanno diritto alla massima trasparenza, spiega il Codacons. Se esiste anche il minimo sospetto di illeciti di qualsiasi natura, è preciso dovere della magistratura fare chiarezza. Se non ci sono elementi certi per provare che ci sono queste organizzazioni non governative che abbiano rapporti con questi mercanti di uomini, è meglio non alzare polveroni che poi potrebbero non risultare veritieri. Ritengo che il procuratore di Catania avrebbe dovuto essere più cauto nel rilasciare queste dichiarazioni. Lo ha detto all'ADN Cronos il sindaco di Pozzallo Luigi Ammatuna. Giustamente il procuratore Zuccaro deve fare le indagini, ha aggiunto Ammatuna, ed è giusto che si facciano, però queste sue dichiarazioni hanno alimentato lo scontro politico, mettendo in discussione tutto un apparato, tutta un'organizzazione che ha a che fare con l'immigrazione. Continua la battaglia legale di Vera Squadrito, la mamma di Giordana Di Stefano, brutalmente uccisa nell'ottobre del 2015 dal suo ex fidanzato. Ciò che chiede la mamma è che per casi del genere venga applicato l'ergastolo, e per questo motivo ha avviato una raccolta firme. Intanto attende la prossima udienza del processo per omicidio, che si terrà a giugno. È passato un anno e mezzo dalla morte di Giordana Di Stefano per mano del suo ex fidanzato Luca Priolo. 19 mesi in cui rabbia e dolore si sono mescolati spesso a lotta e diritto, e soprattutto giustizia, quella che chiede mamma Vera, che da tempo combatte per difendere sua figlia e tutte le mamme che si trovano nella sua stessa situazione, e per chiedere allo Stato di agire. 15 giugno ci saranno le prime testimonianze, tra i quali la mia, la prima che andrà a testimoniare, quindi si aprirà finalmente questo processo. Dopo 4 anni dalla denuncia e 19 mesi dalla morte di Giordana. Un processo nel quale ti batti, oltre per difendere ovviamente l'onore di tua figlia, anche perché venga applicata la giusta pena, che in Italia diventa sempre più utopia. Sì, noi speriamo in questo, dico noi perché siamo tante donne che cerchiamo di fare questo e anche tanti uomini. È chiaro che noi che siamo i diretti interessati, no? Perché abbiamo vissuto proprio l'atrocità di vedere una figlia morta, cerchiamo in tutti i modi di ricevere quel rispetto che assolutamente manca alle famiglie e manca soprattutto a chi ha perso la vita. E allora ci battiamo per quella pena certa, quella che sia proprio, che abbia non solo il rispetto, ma soprattutto che sia anche educativa. L'ergastolo per me. A proposito di educazione, da tempo giri per le scuole e poi porti avanti l'iniziativa della panchina rossa. Tante ne sono state realizzate, ma tantissime altre verranno realizzate. In programma ne abbiamo tante altre. La cosa bella della panchina rossa è perché coinvolgiamo le scuole, scuole medie, scuole superiori. I ragazzi fanno dei progetti chiaramente insieme alle docenti, i presidi devo dire che sono molto disponibili a questo nostro progetto educativo. Il
GIP Giancarlo Cascino ha archiviato l'indagine nei confronti del sindaco di Catania Enzo Bianco e dell'allora assessore al bilancio Giuseppe Girlando, che ha accertato la piena correttezza dei comportamenti sia del sindaco che dell'assessore, i cui comportamenti sono stati ispirati all'esclusivo interesse della collettività. La vicenda riguardava la liquidazione della AMT, il cui ex commissario Giuseppe Donia sosteneva che l'amministrazione gli aveva revocato l'incarico per motivi diversi da quelli ufficialmente resi noti, ossia i compensi spropositati pagati dal commissario a liberi professionisti e per essersi opposto all'accredito di fondi sul conto bancario del comune. Per il GIP del Tribunale di Catania, dunque, la revoca dell'incarico a Idonia fu la diretta conseguenza dei suoi atti, degli incarichi e delle consulenze da lui affidate ad alcuni professionisti per un importo complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, scelta per la quale l'ex commissario della AMT in liquidazione è stato rinviato a giudizio per abuso d'ufficio continuato. Continua la lotta allo spaccio delle sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri della Compagnia di Vittoria, che ieri hanno arrestato un albanese di 31 anni sorpreso nella sua abitazione di Contrada Berdia con cocaina e denaro in contante. La droga era già suddivisa in 12 involucri del peso di 210 grammi e 210 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. I carabinieri hanno poi trovato e sequestrato un bilancino perfettamente funzionante, materiale per il confezionamento dello stupefacente. L'albanese è stato poi condotto al carcere di Ragusa. Controlli della polizia e del commissariato di Vittoria in Contrada Alcerito, in un grande caseggiato abitato da rumeni. All'interno dell'edificio i poliziotti si sono accorti che tutti gli ambienti erano stati utilizzati per creare dei mini alloggi, che vi era un groviglio di fili elettrici su una parete ed al contatore dell'Enel. I poliziotti hanno notato che una volta disattivata la leva tutti gli elettrodomestici restavano in funzione. I tecnici dell'Enel infatti hanno accertato ad un allaccio abusivo diretto alla rete di distribuzione. Due rumeni di 43 e 27 anni dunque sono stati arrestati per furto di energia elettrica. Non si placano le polemiche sulla rotatoria di Piazza Libertà a Ragusa. Noi oggi abbiamo ascoltato i cittadini. Beh, era l'unica piazza grande che avevamo. Non c'è neanche quella. Penso sia utile, perché comunque lo spazio era molto ampio, quindi in effetti l'utilità c'è. Un po' troppe critiche, sempre per criticare. Zero. Non le piace? Assolutamente, svilisce la piazza, svilisce. Anzi, un'emergenza architettonica. È interessante, sì, mi piace perché è meno pericolosa. Rende più fluido il traffico? Sicuramente sì. Cittadini divisi a metà fra pro e contrari. La rotatoria di Piazza Libertà, avviata in via sperimentale una settimana fa, non solo ha sollevato un polverone politico, ma ha diviso anche gli automobilisti. Secondo me sì. Quindi le piace? Sì, sì. Io penso che è una cosa inutile. Secondo me stava bene così com'era. Cosa ne pensa della nuova rotatoria? Orribile. Di positivi riscontri parla l'assessore ai lavori pubblici Salvatore Corallo. Per l'amministratore le verifiche sul regolare deflusso e sulla gestione del traffico cittadino nell'area interessata dai lavori di ricollocazione della rotatoria esistente avrebbero in una settimana fatto registrare ottimi risultati. La visione dall'alto evidenzia sicuramente la mancata centralità di quella attuale. Corallo ribadisce che l'area delimitata è maggiore rispetto al diametro della rotatoria che sarà realizzata e che le tre isole spartite traffico verranno rimosse a lavori ultimati, così come è possibile vedere dal rendering diffuso. Corallo, rispetto alle polemiche, parla di mistificazione del problema. Qua si sta mistificando ad arte, due problematiche totalmente diverse, perché si sta facendo confusione, perché parliamo di un intervento di natura viabilistica, e significa regolamentare il flusso veicolare, con la riqualificazione di una piazza. Una riqualificazione della piazza, che vuol dire eliminare tutto l'asfalto sostituendo con le basole, eliminare il traffico veicolare, inibire tutti gli stalli in superficie. Quello è un altro progetto, è un'altra visione, che per carità può essere anche presa in considerazione. E intanto la sovrintendenza sta valutando la possibilità di inserire il vincolo monumentale su tutta la piazza, una soluzione che comunque sarà studiata con l'amministrazione comunale. È stata approvata dalla Giunta Comunale di Vittoria una delibera riguardante la gestione del servizio di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. La Giunta ha approvato il progetto per la gestione
del servizio Zone Blu, composto dal capitolato speciale, dalla relazione sull'affidamento del servizio, dal quadro economico, dalla planimetria con l'individuazione delle aree di sosta, pagamento e aree libere. Il bando prevede il pagamento di un canone forfettario pari a 200.000 euro. Con la delibera approvata abbiamo dato mandato ai dirigenti, scrive il sindaco Moscato, di predisporre al più presto il bando per l'affidamento del servizio. 8.000 studenti hanno creato 100 idee di mini impresa grazie al progetto promosso da Junior Achievement Italia, associazione no profit che promuove la cultura economica imprenditoriale tra i giovani siciliani. C'è chi crea ceramiche e chi allestimenti per interni ed esterni, chi brevetta ombrelli da utilizzare senza mani e chi crea menù ad hoc per ogni ricorrenza. Sono solo alcune delle idee di impresa presenti alla Fiera Regionale di Imprese in Azione, il grande evento finale del programma didattico promosso Junior Achievement Italia, prima associazione non profit per la diffusione della cultura economico-imprenditoriale tra i giovani e sviluppato in Sicilia, grazie all'impegno di Startup di Antonio Perdichizzi. 100 le mini imprese presentate e gestite da 8.000 studenti che nel corso di questo anno scolastico hanno lavorato al progetto. Fare impresa è possibile anche nel nostro mezzogiorno, anche in Sicilia, si deve partire presto. L'idea che dei ragazzi alle scuole superiori possano già cimentarsi nel portare avanti le proprie idee di impresa e possono soprattutto imparare quali sono gli strumenti è molto importante, non tanto perché diventino imprenditori subito finito la scuola, ma perché queste esperienze le serviranno comunque per affrontare al meglio il mercato del lavoro e magari nei prossimi anni potranno diventare degli imprenditori. Ed è il più grande augurio che noi gli facciamo. Ragazzi, qual è la vostra idea di impresa? Praticamente noi facciamo ceramica, costruiamo numeri civici e dipingiamo tutti noi con la nostra impresa, con tutti i nostri compagni. Abbiamo fatto anche un contratto con Ribera, con la nostra città, per abbellire poi tutte le case mettendogli dei numeri civici. Visita questa mattina negli studi di Radio Video Mediterraneo delle quarte e quinte classi dell'Istituto Regina Margherita Modica nell'ambito del progetto sulla legalità. I piccoli studenti hanno potuto scoprire da vicino come si realizza un telegiornale, come si gestisce la regia per una diretta ed hanno visitato gli studi di Radio Mediterraneo. Tutto ciò che hanno guardato dal televisore di casa oggi lo hanno visto di presenza nel corso di una visita negli studi radio-televisivi nella sede operativa del gruppo editoriale Video Mediterraneo a Modica. Gli alunni delle quarte e quinte classi dell'Istituto Regina Margherita di Modica questa mattina, insieme con la dirigente Suor Carla Monaca e con le docenti Giorgetta Gisano e Suor Maria Stella, hanno posto diverse domande sulla realizzazione di un telegiornale, sulle dirette, sulla gestione della regia, sulla conduzione di una trasmissione radiofonica. Seduti negli studi dove avviene la conduzione del telegiornale, con molta curiosità hanno interagito con giornalisti, tecnici e componenti dell'ufficio marketing. La visita rientra nell'ambito del progetto sulla legalità a cui la scuola da anni aderisce. I piccoli studenti, soddisfatti per l'intensa giornata trascorsa negli studi televisivi, hanno anche assistito all'acquisizione del materiale video e al montaggio di un servizio televisivo. A me mi è piaciuto molto il TG, come si strutturava la formazione del TG. Questo studio è molto attrezzato. Mi è piaciuto soprattutto sapere le risposte di tutte le domande per capire comunque come lavorate voi e poi mi è piaciuto di vedere dove lavorate, che attrezzi utilizzate, che microfoni, un po' tutto diciamo. Un futuro da giornalista? Ancora sono abbastanza piccolo e ci devo pensare. Era la radio o televisione? Qual è la cosa che ti interessa di più? La televisione. Per quale ragione? Perché mi piace vedere, a me piace tanto vedere i programmi che ci sono in televisione, mi piace ad esempio vedere il telegiornale. Abbiamo compreso tutto ciò che ci è spiegato, come si va in programma, come fate il telegiornale e a me mi è piaciuto anche molto quando tu ci hai risposto a tutte le nostre domande che così a noi abbiamo compreso tanto. La radio o la televisione? La televisione, perché io guardo sempre la Video Mediterraneo.
Si apre domani a Palazzo Garofalo a Ragusa la mostra Il Tempo del Goiano e la collezione di Sebastiano D'Avola, protagoniste oltre 40 opere del pittore Franco Cilia. Il tempo di Goya non è mai finito e nessuno come Franco Cilia, due secoli dopo la turbolenta e controversa vita artistica del pittore e incisore spagnolo, ne ha saputo essere interprete libero e lucido, capace come nessun altro di cogliere l'eterno dualismo tra sentimento e ragione, tra senno e follia, tra eros e thanatos, tra maniera chiara e maniera scura. Nelle tele del pittore ragusano, maschere d'ombre, figure impietrite. Giganteggia un olio dei tardi anni 70 che impressionò Leonardo Sciascia, un daprè della fucilazione del 3 maggio 1808, con un pazzariello napoletano nel gruppo dei condannati, significativamente intitolato Omaggio a Goya. E alla fucilazione di Goya Cilia dedica ben 6 opere, diventate via naturale d'accesso alla mostra Il Tempo di Goya nella collezione di Sebastiano D'Avola. Oltre 40 quadri da domani, inaugurazione alle 18, a Palazzo Garofalo in Corsa Italia. Un evento artistico di rara intensità che si deve alla cume di chi 10 anni fa credette nella valenza di quelle tele di Franco Cilia e ne impedì la dispersione. Sebastiano D'Avola non solo era un grande amico, ma un vero collezionista. Nel tempo, nell'arco di un ventennio, 42 quadri sono diventati suoi. E ne è diventato custode. Adesso Aldo, suo figlio, ne segue l'esempio. Il tempo di Goya è oggi, è il nostro tempo. È un tempo di guerre, di orrori, ma anche un tempo di dolcezza, di bellezza, di contemplazione dell'assoluto. È la dimostrazione che il tempo non esiste e che l'arte ci fa sperimentare una forma molto particolare di eternità. Questi quadri mi ricordano veramente la figura di mio padre, sempre allo studio, con orari che oggi sono impensabili, mi ricordano la sua grande passione, il tempo ritagliato dai suoi studi e dedicato all'arte, i suoi viaggi, le sue esperienze, le sue conoscenze, che poi spesso sono state anche le mie perché l'ho accompagnato molto spesso. E a tutto questo si aggiunge anche l'amicizia e la stima profonda per un pittore come Franco Cilia, che rappresenta veramente, secondo me, uno degli ultimi grandi artisti del Novecento. Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità, tra poco. Rieccoci in studio, l'Anfa Sonlus Nazionale e il Consorzio Rosa Blu hanno organizzato questa mattina all'Auditorium Pietro Floridi a Modica un seminario per approfondire il progetto di vita alla luce delle nuove normative. L'evoluzione del progetto di vita alla luce delle nuove normative al centro del seminario che si è svolto questa mattina all'Auditorium Pietro Floridi a Modica. La giornata è stata proposta dall'Anfas Onlus di Modica ed ha consentito agli operatori del settore di fare chiarezza sullo stato dell'arte del progetto di vita della persona con disabilità, quale imprescindibile momento del processo di presa in carico. Il seminario si è reso necessario alla luce delle ultime evoluzioni normative che richiedono di diventare a tutti gli effetti sapere condiviso tra quanti sono coinvolti nella programmazione. Attenzione poi è stata dedicata al sistema matrici ecologiche dei sostegni che proprio l'Anfas ha introdotto, sperimentato e validato quale modello innovativo per la realizzazione del progetto individuale che serve per garantire il miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità nel rispetto dei diritti umani e della piena inclusione sociale. L'evento è stato realizzato in collaborazione con l'Anfas Onlus Nazionale ed il consorzio La Rosa Blu. Questo evento sta portando a far capire che la persona con disabilità deve intervenire lei stessa, a essere autorappresentante, a parlare dei propri diritti verso l'amministrazione, verso la società d'oggi, perché dal 2017 la persona con disabilità è diversa da quella degli anni 80, ha molto più autorappresentanza, ha molto più, può di più agire e capire come, non come una volta, ma adesso è ancora più protagonista della sua vita. C'è grande attesa domani quando il Modica sfiderà il Gela al pallone giudedico. Stiamo parlando di pallavolo.
Oggi la capitana del Motuca Jessica Gallo ci ha raccontato l'emozione pre-partita. Domani il Motuca proverà a scrivere una pagina incredibile della sua storia, cercando contro il Volley Club Gela i punti necessari che significherebbero promozione matematica in Serie C. L'incontro si disputerà alle 15:30 al pallone geotetico di Modica Sorda. Le modicane dovranno sfidare, quindi, oltre alle avversarie, anche il caldo che inizia a farsi sentire. Le ragazze di coach Raffaele Sammito lanciano l'hashtag tutti al geotetico per tifare Motuca e partecipare ad un evento unico. Emozioni, intensità e spettacolo intanto sabato sera a Vittoria nell'attesissimo big match tra il Camarina e il GS Motuca Modica. Capoliste appaiate prima della partita. La gara, disputata con la palestra di Vittoria stracolma di tifosi in gran parte modicani e con un pubblico degno di una categoria superiore, vede il Motuca espugnare il parquet ipparino al termine di una gara che l'ha sempre vista avanti nel punteggio e che, con meno errori dettati dalla tensione, avrebbe potuto chiudere ben prima. Sì, adesso dobbiamo consolidare il nostro posto in classifica sicuramente. La partita col Vittoria è stata una partita molto emozionante. Ha vinto sicuramente la squadra che ha fatto meno errori, ma anche la squadra, secondo alcuni, che aveva più voglia di vincere. Sicuramente il duro lavoro ci ha ripagate. Tanti sacrifici in palestra, l'allenatore, il nostro presidente, tutte le ragazze, anche quelle non convocate, sono venute insieme al nostro pubblico. È stata una bellissima partita. Vi spaventa qualcosa adesso? Dobbiamo consolidare questo primo posto e dobbiamo comunque sconfiggere una squadra che, nonostante tenera età, è comunque molto completa sotto tutti i profili, anche tattici e tecnici. Non ci sono aggiornamenti, concludiamo qui questa edizione di MTG. Grazie come sempre per averci scelto, vi auguro una buona serata, arrivederci a domani.